Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video brevissimo, piccolissimo, speriamo, perché sapete che non è una mia dote quella della sintesi, però ci proviamo. In questo video vorrei parlarvi di un prodotto e fare una mini recensione di un prodotto di cui sicuramente avete già sentito parlare sul mio canale. Dico mini recensione proprio per questo motivo, proprio perché ve ne ho parlato già in diversi video, sia nei video haul, perché l'ho acquistato, sono prodotti che ho acquistato diverse volte, quindi man mano li riacquistavo, li vedevate nei vari video haul, ve ne parlavo. Nei prodotti finiti li avete visti e ve ne ho parlato, ma per concludere il cerchio e come si dice, e buttare via soprattutto questi prodotti, ho detto concludiamo con una bella piccola recensione. Di che prodotti sto parlando? Allora, tiro fuori quelli che vi ho già mostrato nei prodotti finiti. Credo di averne altri in giro, però vabbè, ne vedrete, ne sentirete parlare ancora. Adesso ne ho 1, 2, 3, 4, ma do 5, 6, 7, 7, sì. E che cosa sono? Aiuto, aiuto. Eccoli qui, i deodoranti di Balea. Allora, mettiamoli un attimo giù, ne prendo due a caso in mano giusto per parlarvene, eccoli qui. Allora, sono appunto deodoranti, si differenziano in deodorante classico da spruzzare sotto l'ascella e deodorante per il corpo. Questa differenza non è intuibile, diciamo, primo acchito, ma... leggendo praticamente dietro, perché su alcuni c'è scritto deodorante spray, per esempio questo al profumo di pesca e maracuja, che è uno dei miei preferiti. Su questo c'è scritto deodorante spray. Troviamone uno dove c'è scritto un'altra roba. Ecco, per esempio invece questo, sempre deo spray, era una limited edition se non sbaglio, sì, perché io questo non l'ho più visto, però vabbè. Questo invece è scritto Balea deodorante e spray per il corpo al profumo di carambola e melone. Quindi potete trovare sia le versioni deodoranti, quindi che teoricamente vanno spruzzate sotto solo sotto l'ascella, che il deodorante spray per il corpo, quindi con la dicitura per il corpo, e che quindi potete spruzzare un po' ovunque, quindi su tutto il corpo. Io in realtà entrambe le tipologie, quindi prima cosa che vi volevo dire è quella, che io li uso all over, quindi li spruzzo un po' ovunque, anche sui vestiti. Non mi hanno mai rovinato i vestiti, questa è una cosa importante, perché mi ritrovo con i deodoranti che usavo in passato, con i vestiti tutti rovinati, sia bianchi che colorati, il bianco qua sotto con l'impatacciata, la macchia gialla, e invece i neri con la macchia bianca. Quindi è una cosa che odio nei deodoranti, questa cosa qui, ed è quando hanno probabilmente all'interno una parte più emolliente, più cremosa. E mi capita comunque, ci sono dei deodoranti che sono fatti così, quindi che quando li spruzzate anche vi vedete il bianco sull'ascella. Ecco, quelli purtroppo a me macchiano. Nel corso degli anni li avevo poi sostituiti con quelli antimacchia, quindi quelli appunto per i capi colorati piuttosto che quelli per i capi bianchi e neri, che però insomma hanno profumazioni classiche da deodorante, insomma. Poi ho iniziato a provare e utilizzare questi qua di Balea. Ero partita così casualmente provandone uno, forse il primo è stato questo qui al mango, che tra l'altro rimane uno dei miei preferiti. Questo è un deodorante spray senza alluminio al profumo di mango. Sono 200 ml e dice efficacia 24 ore. Allora, in realtà per quanto riguarda l'efficacia, come vi ho già detto, non ci siamo, nel senso che assolutamente non ha un'efficacia di 24 ore, quindi dura meno sia la profumazione che l'effetto come deodorante. Un'altra cosa da segnalare è che, appunto, vi ho sicuramente già detto, ma racchiudo qua tutte le informazioni sul prodotto,
è che come effetto deodorante, quindi come deodorante vero e proprio, forse c'è di meglio, nel senso che ha un effetto sicuramente funziona come deodorante, ma il motivo per cui a me piace tanto è per le profumazioni che ha, perché come vedete ci sono mille varianti diverse con mille profumazioni diverse e sono la fine del mondo. Quindi la cosa più bella che mi spinge ad acquistare questi prodotti in continuazione sono sicuramente le profumazioni. Sono tutte profumazioni buonissime, paradisiache. Adesso ve le mostro tutte e vi dico anche quelle che sono le mie preferite. Però diciamo che in generale questi prodotti sono ottimi per quanto riguarda appunto il profumo, usate come sia deodorante che profumo per il corpo, diciamo così, profumo un po' come se fossero un'acqua profumata che spruzzate un po' ovunque. Dipende dai periodi, d'inverno mi durano di più, ovviamente d'estate magari che ho bisogno di qualcosa in più potrebbero non bastare e sicuramente non hanno la durata delle 24 ore indicate, ma meno. Quindi dipende che cosa cercate e che cosa volete. Il prezzo è bassissimo perché si aggirano intorno ai 99 centesimi, massimo 1,19 euro, massimo 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 1,99 euro. Quindi il prezzo massimo in cui li potete trovare, secondo le varie varianti, edizioni limitate e quant'altro, è comunque meno di 2 euro. Quindi diciamo che per il prezzo è sicuramente un prodotto che vi consiglio. A me piace, tant'è che appunto, come vedete, ne ho acquistati parecchi. Se avete dei grossi problemi di sudorazione e puzzate parecchio, scusate, però di questo si sta parlando, probabilmente potrebbero non bastarvi. Quindi magari avete bisogno di portarvelo dietro, di spruzzarvelo più volte durante la giornata perché non vi dura tutto il giorno. Però secondo me ne vale la pena visto il prezzo. Comunque sono 200 ml, è comunque un prezzo buono anche per un'acqua profumata, quindi in entrambi i casi, sia che le utilizzate come deodorante sia che le utilizzate invece come un po' faccio io ovunque, quindi sia sotto le ascelle ma poi un po' dappertutto, sicuramente il prezzo è ottimo e mi spinge ad acquistarli ogni volta che vado al DM perché comunque mi piacciono molto. Mi piace cambiare e quindi anche il fatto che cambia continuamente le profumazioni è una cosa che appunto mi piace. Però ripeto, se avete grossi problemi, avete bisogno di un deodorante che effettivamente vi tenga protette dalla mattina alla sera, no, questi vi dico la verità, non fanno al caso vostro perché hanno una durata appunto limitata, quindi secondo me come deodoranti appunto vanno poi magari riapplicati a metà giornata per rinfrescarvi. E allo stesso tempo anche la profumazione, non vi aspettate che il profumo che sentite appena lo spruzzate poi ve lo portate avanti per tutta la giornata, anche in quel caso la durata è un po' limitata. Per quanto riguarda, quindi a livello proprio olfattivo è bello, è una bella percezione spruzzarsi questi profumi, però ripeto, non durano 24 ore. A livello di deodoranti, quindi di efficacia nel proteggere dal sudore, dalla puzza, nel senso che appunto se vi serve una protezione breve, sì, se non avete tanti problemi, non sudate tanto, non puzzate tanto, sì. Se invece al contrario siete magari delle persone che fanno attività sportiva, fisica o di loro hanno una durazione importante e per di più hanno anche, passatemi il termine, però un odore loro già un po' acre, cioè che puzzano comunque quando sudano, perché c'è chi, per esempio Nicola, miracolosamente, strano per essere un uomo, non puzza mai. Cioè puzzo di più io di lui quando sudo, assolutamente. Poi c'è chi per esempio fuma, puzza di più, chi non fuma puzza di meno, robe, anche a seconda di quello che mangi. Se mangi tante cose che fanno trasudare, alcuni cibi tendono a far puzzare di più rispetto ad altri, quindi non è una questione solo di igiene, ecco, ci sono diversi fattori che influiscono su questo.
Però a seconda del vostro bisogno, valutate. Secondo me si possono provare perché il prezzo che hanno è veramente basso. Tra l'altro sono grandi, non sono il classico deodorante piccolino che vi costa comunque 2-3 euro, ma veramente è la metà di questo. Quindi a me piacciono molto, il rapporto quantità-qualità-prezzo è ottimo perché, ripeto, meno di 2 euro, a volte meno anche di 1 euro. Se non sbaglio questi qua erano 1,19 euro. Per appunto 200 ml di prodotto, per comunque un deodorante che nei limiti però funziona, e profumazioni paradisiache che anche se non durano tutto il giorno sicuramente fa piacere, ecco, utilizzare. Quindi veramente rapporto quantità, qualità e prezzo, secondo me ci siamo. E vi parlo un attimino delle varie profumazioni. Questa è una delle mie preferite, se non la mia preferita, ed è al mango. Questa, tra l'altro, sospettando che ritorni in negozio, io non l'ho mai più trovata. Mi dispiace assai perché era una bomba. Vediamo se si sente ancora. Sì. Madonna, buonissima, veramente una bomba. Questa invece, anche questa buona, ma non tra le mie preferite. Comunque i packaging sono sempre spettacolari, veramente. Questa è al profumo di frutti vari, anche se qua possiamo notare anguria e cocco, quindi sicuramente una profumazione molto estiva, caraibica, come si può ben intuire anche dal packaging favoloso. Vedete proprio le. Qua abbiamo un ananas, c'è il cocco, ci sono degli uccellini, le piante tropicali, top. Buona, ma non tanto quanto quell'altra. Poi un'altra delle mie preferite è questa qui, al Fruit Passion. Anzi, questa è non solo Fruit Passion, pesca e maracuja, che è appunto il Fruit Passion. E anche questa è tra le mie preferite insieme al mango, perché io è proprio una profumazione che mi piace anche come frutto, cioè mi piace mangiare sia il fruit passion che il mango, quindi mi piacciono. Quindi questa qui. Poi anche questa è una di quelle che mi piace, però non le mie preferite sono quelle due lì, però anche questa è molto buona. Lampone e zenzero, se non sbaglio. Sì, deodorante spray senza lampone era barbaro. Vabbè, uguale. Mi piace di più il lampone, obiettivamente. Non mi è dispiaciuta neanche questa, però si sentiva cioè, la cosa figa è che comunque si sente proprio quello, quindi non è un vago sentore è proprio quel profumo. Quindi io da questo deodorante riuscivo a sentire sia il rabarbaro che il lampone. E tra i due sicuramente il lampone mi piace tantissimo e quindi probabilmente sono riuscita ad amarlo proprio perché mi piace tanto il lampone. L'altro un po' meno, quindi non è tra i miei preferiti. Nel complesso buono e mi è piaciuto. Anche questa è una profumazione più che altro estiva, direi anche questa. Però anche no, nel senso che questa forse si può prestare bene anche ad altre stagioni rispetto a quelle altre che sono proprio più caraibiche, proprio più, un po' più tropicali, proprio il frutto in sé è un po' un frutto tropicale, il mango, quindi è normale associarlo, diciamo, all'estate, così come il cocco e l'anguria. Mi casca tutto. Però diciamo che, ecco, secondo me questa può andare bene un po' tutto l'anno. Poi ho, vabbè, un altro di questi qui, ovviamente, come vedete, non dico, cioè non è sempre lui, guardate, sono due doppi, perché per farvi vedere, fidatevi, l'ho davvero riacquistati due volte ed utilizzati, e quindi questo vuol dire che è davvero una profumazione che mi piace. Questo appunto che è leggermente diverso dagli altri, non so se è un'edizione limitata perché in realtà non c'è scritto, però, boh, vabbè. Questo è appunto quello che è definito spray per il corpo, mentre tutti gli altri sono proprio deodorante spray,
Questo invece è deodorante spray per il corpo, quindi è specificato dietro sulla confezione che si può usare appunto sul corpo. E questo è al profumo di carambola e melone, anche qua si sentiva tantissimo, anche questa molto molto tropicale come profumazione, però per esempio ecco, non amando io il melone e non amando io l'anguria come frutti, l'odore mi piace ma sicuramente non sono tra i miei preferiti e sono veramente fedeli e si sentono molto, quindi me lo ricorda tantissimo il melone, che non mangerei però come profumo ci sta, quindi buona ma non tra le mie preferite. Per finire ho questo, che invece anche questo è leggermente diverso, più piccolo, questi sono 150 ml. Questa era appunto una linea diversa, anche qua non è una limited edition, però non so se c'è ancora in realtà, ed è comunque questo qui. Ovviamente packaging fighissimo anche questo, che richiama anche questo l'estate, ma pensa un po', messaggi subliminali. E anche questo, la scritta se n'è un po' andata via, ma era spray per il corpo, profumo floreale e fruttato. Quindi non indica, come non indica neanche il packaging, precisamente quale profumazione sia. Però era una profumazione molto buona, effettivamente sia floreale che fruttata. Non vi so dire cosa mi ricorda. No, non è proprio nulla, non vi so dire che cosa mi ricordi, però sicuramente una profumazione molto dolce. Tutte sono profumazioni dolci, come potete vedere, quindi ovviamente vi devono piacere quel tipo di profumazioni, perché già se siete amanti del muschio bianco, per esempio, potrebbe sicuramente non fare al caso vostro una profumazione del genere, cioè dipende un attimino che cosa cercate, che cosa volete. Io sono un amante sia delle profumazioni fresche ma anche delle profumazioni dolci, non mi dispiacciono, per cui essendo queste poi associate molto ai frutti è normale che siano molto molto dolci, quindi deve piacere il genere, a me piacciono come potete vedere. Quindi tirando le somme posso dirvi che il mango e il questo qui con pesca e i Fruit Passion sono tra i miei preferiti assolutamente, e diciamo che sono primi in classifica pari merito, sì. Questo ve lo metto al secondo posto anche per diversità, perché appunto è un po' meno fruttato rispetto agli altri, ma comunque è una buonissima profumazione che per cambiare ci sta, ed è forse un po' più versatile, un po' più universale, può piacere a più persone non essendo così fruttata, quindi ve lo metto al secondo posto. Poi vi metto quello con il lampone al terzo posto, e per finire insomma gli altri due, che sono molto estivi, prettamente estivi direi, entrambe profumazioni fruttate assolutamente. E niente, quindi questo è tutto, io credo che non ci sia più bisogno di dirvi altro su questi prodotti, perché veramente ve ne ho parlato molto, a me piacciono, ne ho già riacquistati altri ed ho comunque il mobiletto del bagno pieno, nel senso che ho le mie scorte, ne ho dentro uno appunto al mango, uno al Fruit Passion, ne ho un altro al cocco, un altro floreale e delle varianti nuove, tra cui vi faccio vedere questo perché ce l'ho in giro, questo per esempio che è una nuova variante che esiste così rosa e in colorazione invece viola, questo è il profumo di vaniglia dice, ma in realtà è una profumazione che ricorda tantissimo il profumo La Vie Belle di Lancôme, e l'altra invece versione con in colore viola, mi sono iniziato a impapinare, ricorda invece la profumazione del profumo Alien. E questo deodorante spray in versione diciamo un po' più piccolina è deodorante, non è per il corpo, ma io come sempre anche questo lo utilizzo su tutto il corpo, e una piccola anticipazione, mi piace parecchio, quindi non è
tra questi prodotti, perché non ve l'ho ancora mostrato nei prodotti finiti, mentre questi ve li ho già mostrati, quindi potevo tranquillamente recensirveli e poi buttarli via. Però vi anticipo già che questa è la seconda confezione che compro di questo qui, ne ho un altro finito che vedrete a breve e vi confermo che anche questo può entrare di diritto tra le mie profumazioni preferite. Sono molto curiosa di provare la versione viola per capire se preferisco uno o l'altro. Questo è un prezzo bassissimo, vengono 99 centesimi, quindi per 99 centesimi io l'ho già riacquistato dopo aver terminato quell'altro. Ecco una piccola cosa che non vi ho detto, a seconda di quanto li utilizzate hanno una durata, secondo me, di circa 1-2 mesi. A dir la verità è una cosa che non ho mai tenuto in considerazione troppo, quindi avendoli lì di scorta, non ho, perdonatemi, mai fatto caso effettivamente a quanto mi durassero. Ci ho fatto caso con questo, che l'ho acquistato da poco e l'ho subito finito, perché ho applicato tutti i giorni questo, quindi sicuramente applicandolo tutti i giorni una quantità del genere, un mesetto probabilmente. Gli altri sono un po' più grandi, quindi magari un pochettino di più, dipende anche quanto ne mettete, perché se fate zic zic sotto le ascelle e basta, anche 2-3 mesi. Per me, che lo utilizzavo un po' ovunque, ovviamente ne spruzzavo molto di più e quindi l'ho finito prima, quindi piccola parentesi chiusa. E nulla, quindi questo è tutto, io vi ringrazio di aver guardato il video, questo è diciamo il primo in realtà video di questa tipologia di video che chiameremo mini recensioni, mini tra virgolette, perché anche in questo caso è già 20 minuti che sto parlando. Comunque vabbè, imparerò ad essere più sintetica, ve lo prometto, però almeno vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi, sono stata credo sufficientemente esaustiva, direi di sì, e nulla, vi posso salutare, vi mando un bacione e alla prossima, ciao ciao!